Buongiorno a tutti, sono Francesca Corradi della sala operativa Trading EG Markets di Londra. Diamo uno sguardo alla settimana entrante, apertura negativa per i principali listini europei dopo aver manifestato segnali di incertezza già dallo scorso fine settimana. Di nuovo in difficoltà il settore bancario, dove lo Stoxx di settore stamattina era in calo di circa il 2,38%. Sotto i riflettori, in particolar modo tra i paesi europei, l'Italia con il governo Berlusconi che domani dovrà fare i conti con i numeri sulla maggioranza per il voto sul bilancio consuntivo. Intanto dal G20 è emerso che l'Italia è stata incluso nei cosiddetti paesi sotto sorveglianza dal Fondo Monetario Internazionale e quindi ora per il nostro paese sarà molto difficile ripristinare la propria credibilità. Nel frattempo si è anche allargato lo spread tra BTP e Bund tedesco a 477 punti base, un record mai raggiunto dall'introduzione dell'euro. Anche in Asia i mercati hanno chiuso stamattina negativamente, con il Nikkei a quota 8.767.09 in calo dello 0,39%. Sulla tarda mattinata finora i mercati sembra che comunque si siano leggermente ripresi rispetto all'esordio della mattinata e in particolare sembrano infatti sempre più probabili le dimissioni del Premier Berlusconi da un lato, dall'altro sul fronte greco sembra che il primo ministro Papandreou, dopo la cancellazione del referendum, abbia raggiunto un accordo per creare un nuovo governo di larghe intese. Al momento infatti la situazione sui principali listini europei è la seguente: vediamo il DAX in recupero dello 0,64%, il FTSE a più 0,18%, il CAC a più 0,48%, l'Italy 40 per i motivi suddetti sale più di tutti a 2,14%. Dal punto di vista dell'analisi tecnica del nostro contratto forward di dicembre, la nostra proponzione è comunque ancora per posizioni corte, sotto 15.550 con target a 14.720 prima e 14.620 successivamente. Solo la rottura a rialzo di 15.550 potrebbe dare un'ulteriore risalita verso quota 15.960 prima e 16.200 successivamente. Dal punto di vista del mercato valutario perde terreno l'euro sulle principali valute, dollaro in particolare, vediamo che il cross euro-dollaro si attesta a 1,3804, e l'euro invece recupera nei confronti dello yen e sembra che infatti non si arresti il trend ascendente di euro-yen, stamane a quota 107.70. Per quanto riguarda gli altri cross, segnaliamo dollaro yen a quota 78,04 e cable a quota 1,6041. Per quanto riguarda le materie prime, diciamo che l'incertezza dei mercati finanziari ha spinto sicuramente a rialzo le quotazioni di oro, spot e petrolio. Vediamo il gold spot su Londra che sale a 1780 dollari l'oncia e il petrolio WTI che è pari a 95,21 dollari al barile. Dati macroeconomici della settimana, per la giornata segnaliamo soltanto la produzione industriale di settembre della Germania che appunto è stata rilasciata alle ore 12. Per domani invece segnaliamo alle 8 per la Germania la bilancia commerciale di settembre, per l'Inghilterra la produzione industriale di settembre alle ore 10.30. Mercoledì abbiamo alle 10.30 per l'Inghilterra la bilancia commerciale di settembre, e mentre invece sul fronte americano alle 13.30 abbiamo le richieste settimanali dei mutui, mentre alle 12.30 abbiamo le scosse all'ingrosso di settembre e le richieste settimanali di greggio. Giovedì per il Giappone segnaliamo alla mezzanotte e 50 gli ordini macchinari di settembre e la fiducia dei consumatori di ottobre. Per la Germania alle 8 segnaliamo i prezzi al consumo di ottobre e le vendite all'ingrosso del mese di ottobre. Per la Francia alle 8.45 abbiamo i prezzi al consumo di ottobre e la produzione industriale di settembre. Per l'Italia alle ore 10 abbiamo la produzione industriale di settembre, mentre nel primo pomeriggio alle 14.30 abbiamo per gli Stati Uniti le richieste dei sussidi settimanali alla disoccupazione.
prezzi importazioni e esportazioni di ottobre e la bilancia commerciale di settembre. Infine, venerdì abbiamo alla 00:50 i prezzi alla produzione di ottobre per il Giappone, per la Spagna alle ore 9 la stima flash del PIL terzo trimestre, a 10:30 Inghilterra prezzi alla produzione di ottobre, mentre alle 15:55 per gli Stati Uniti la fiducia preliminare di Michigan per il mese di novembre. Grazie a tutti per l'attenzione.